Toscana, campagna vaccini anti-Covid. Gianni presenta il portale web per seguire tutto in tempo reale. Riaprono le scuole, lezioni in presenza al 75% e capacità dei mezzi di trasporto dimezzata per abbattere i contagi. Esondato il fosso Calatella Ricortola, preoccupati i residenti, l'assessore Guidi chiede spiegazioni alla regione. Disagi a causa del maltempo, dalla regione Toscana in arrivo 5 milioni per prevenire il rischio idrogeologico. Io rinascerò, la canzone del dottor Antonelli è un inno alla speranza. Io rinascerò è il titolo del brano del dottor Stefano Antonelli, che ha voluto con la sua voce diffondere un messaggio di speranza in questo momento delicato a causa della pandemia. Ha collaborato al progetto anche Sara Grimaldi, back vocal di Zucchero. Lo ha intervistato per noi Alice Spadoni. Che ci vuoi fare? Lasciami stare questa nebbia dentro me. Sai cosa? Che rinascerò, che rinascerò. Voglio sapere cosa hanno fatto di me. Come è nata l'idea di questa canzone che parla del Covid? Allora, la canzone nasce già da qualche anno, nata per altri motivi, sinceramente, perché ai miei tempi, quando ero più giovane, io ho 55 anni, c'era il problema dell'eroina e della droga, e Io Rinascerò era nata come, il titolo della canzone era nata come dedica ad un amico che stava uscendo dal tunnel. Tant'è che abbiamo cantato questa canzone insieme a lui anni fa, proprio in una comunità di tossicodipendenti, in terapia ovviamente. Afflitti dal lockdown, da quando ci ha colpito nella nostra primavera scorsa, ho voluto provare a rivisitarla. Grazie alla tecnologia, come computer in casa, si può fare insomma cose divertenti, ovviamente in maniera domestica, non professionale. E l'ho mandata per caso, riarrangiandola un pochino, l'ho mandata ad un'amica che è Sara Grimaldi, che è la corista di Zucchero. E magicamente mi ha rimandato un WhatsApp in cui me la cantava lei e mi ha molto emozionato. Allora le ho detto: guarda che c'ha qualcosa questo pezzo, perché non proviamo a lavorarci sopra? E così è nato il pezzo, che poi magari non so se riuscirete a far sentire qualche brano o qualche pezzo del video. Quindi abbiamo realizzato anche un piccolo video, sempre homemade, e pensando che possa dare una risposta, una speranza in questo momento un po' buio, un po' grigio. E lei da quanto tempo suona e canta? Allora, diciamo, me la suono e me la canto da solo. Comunque, io vivo di musica da una vita e in parallelo faccio il medico. Studiavo medicina e andavo a suonare rock nelle garage band oppure nelle piazze. E quindi faceva un po' ridere, perché non sapevo mai se facevo il medico o se facevo il rockettaro. E adesso invece ho un parallelo in cui medicina e musica vanno assolutamente insieme. Ovviamente il mio lavoro è quello di medico. Quindi lei è medico, e come ha vissuto questo periodo di pandemia? L'ho vissuto come persona, come tutti, nel senso con i timori, con le paure che tutti noi abbiamo per i nostri cari, per la nostra famiglia. Come professionista l'ho vissuta con una grande forza, perché dobbiamo lavorare come professionisti, non dobbiamo fermarci. Io lavoro in cardiochirurgia all'ospedale del cuore di Massa, dove abbiamo una condizione di ospedale Covid free, però siamo sempre allerta con i pazienti malati. In più alcuni di noi vanno poi a prestare aiuto ai colleghi che lavorano in ospedali Covid impegnati, proprio per dare un supporto allo stress che le strutture sanitarie hanno avuto in questo grosso periodo. Quindi la canzone vuole diffondere il messaggio di speranza? Sicuramente speranza, voglia di ripartire. Ora sta arrivando il vaccino, io non vedo l'ora di farmelo fare, proprio perché sarà una bella risorsa, perché per noi operatori lavorare per il paziente è una cosa nobile, chi la vede come missione, chi la vede come impegno civile o comunque professionale, ma poter lavorare con la serenità anche di non rischiare di ammalarsi. Io
Dico questo perché ho molti colleghi purtroppo che tuttora stanno male, a cui faccio gli auguri di pronta guarigione, ma che stanno vivendo alcuni anche dei brutti momenti in questo periodo. Per cui poter avere un'arma anche noi per difenderci contro questa malattia, ancora purtroppo poco nota, poco conosciuta, è sicuramente un vantaggio.